Per 500.000 euro? Io per 800 euro ho fatto i sacrifici a una vita sana, quindi... Su questo ci sta una rima anche che uscirà sull'album nuovo, ma proprio nell'intro. Perché è vero dire emergente quando poi lo faccio da una vita, da piccolo proprio. Essendo in un rione lì, il rap era all'epoca un fenomeno puramente rionale, delle periferie, lo ascoltavamo solo noi. E quindi non è che sono stato io a scegliere di fare rap, perché andava da sé o ascoltarlo o farlo, e quindi ho provato anche a farlo. Mi sono mosso semplicemente senza voglia di sfondare, nel senso che facevo i miei pezzi ma per la gente mia. Ogni tanto quando usciva una serata da fare la facevo. Ho fatto l'esatto contrario di quello che facevo in Francia, nel senso che lì rappavo in un francese e mettevo 4 barre in napoletano, e qui ho fatto l'esatto contrario. Qual è stato il momento in cui hai pensato di farlo seriamente? Seriamente me l'ha fatto capire la gente, cioè che la gente iniziava ad apprezzare, e l'ho realizzato, oh cazzo. Forse qualcosa si sta muovendo. Come ci è successo nel lavoro? Con la stessa semplicità di come gestivo prima un lavoro in cantiere. Tu continui a fare il tuo lavoro adesso? Io l'ho fatto fino adesso, ho avuto 2 mesi di pausa perché abbiamo un po' il Covid, un po' ne ho approfittato per registrare l'album. Tanti ultimi sono stati amici miei e quindi se fanno parte della mia vita vanno anche ricordati per sempre. Io parlo di quello che sono, cioè non l'ho preso mai alla prima classe, no? Al massimo ho preso un Ryanair per venire qua in Italia dalla Francia, capito? Poi ognuno mi rappa ciò che vuole, voglio raccontare proprio quello che sono. Diciamo che da me a Caserta è diventato un po' impossibile uscire, anche se lo faccio con tanto piacere. A volte è un po' oppressivo, però anzi, non rifiuto mai la foto a qualcuno, una bella chiacchiera, un bicchiere a volo. Scelgo sempre comunque di rimanere con i miei stessi amici, li chiamano francese. Mi parlano di musica, mi trattano per quello che sono. Ho mantenuto sempre il mio piccolo mondo, perché l'amicizia non è una cosa che va dimenticata. Non è che è un urlo, ma vero e proprio, ma come la gente ma tende a classificarlo. È proprio il mio timbro di una voce più alta quando rappo. Noi abbiamo quel nostro piccolo team, tutti di Caserta, che abbiamo iniziato un po' insieme, e sono molto, molto presenti le basi di Frank e Simo, che sono miei amici. Poi per il resto erano tutte altre amicizie di stima reciproca che sono successe a Milano. Quando c'è affetto ci tieni pure che siano presenti nel tuo progetto. Quindi ho contattato tutta la gente che avrei voluto, e poi su una tracklist una scelta la devi fare. E quello che è rimasto da parte o verrà buttato o lo conserviamo per progetti futuri. Era la continuità della trilogia, diciamo, dove la pensi che sarebbe finita, invece la tronganata botta finale, capito? All'inizio doveva finire al 3, agli inizi proprio, quindi ti sto parlando di 2 anni fa, però ci sta di portare la continuità di quello che abbiamo fatto prima nel progetto nuovo. Per 500.000 euro? Io per 800 euro ho fatto i sacrifici a una vita sana, quindi penso che la credibilità è un po' secondaria, ma perché poi la gente lo sa quanto vali. Non la vedere come se fosse un modo di prostituirsi per soldi, è un modo di lavorare. Perché io penso anche a te, se ti fanno un'offerta adesso di 3.000 euro, tu vai a lavorare in un altro canale, penso, no? Va da sé. Praticamente sì, non dico totalmente perché è un lavoro da pazzi che non mi aspettavo nemmeno che era così, e quindi mo vedremo come far uscire, quando, come. È ovvio che c'è, perché sono tanti sacrifici che spero che vengano premiati, quindi ho fiducia, ma nella gente spero che loro l'avranno in me.